Buongiorno, ben trovati. Oggi mi trovo in Romagna, precisamente a Carpegna, e sulle strade di un grande campione, Marco Pantani. Quindi oggi andremo a vedere dove lui ha creato la sua storia. A dopo. Eccomi, mi trovo all'inizio della salita del Cippo, dove Marco Pantani si allenava e dove ha costruito tutte le sue più grandi imprese. Qui lui capiva se era nella condizione o meno. Ora andremo a vedere di che si tratta. Una salita che è lunga 5 km e 600 metri con 822 metri di dislivello, punte massime del 18%. Vabbè, si va. Sono 22 tornanti, non so se mi spiego. Diciotto. Trovo in località campeggio. Da questo punto fino a qui possono arrivare le macchine, da qui in poi traffico chiuso, solo persone a piedi o biciclette. Andiamo a vedere. Siamo al settimo tornante. Arrivederci, eh! Grazie! Da qui chiude la strada e si va. Si va! Da questo punto, da dopo la sbarra, c'è una pendenza media del 12%. Questo significa che ci saranno punte massime del 18%. Sì, ragazzi, ma qua è un paradiso. Ma dico, guardate che roba! Che meraviglia!
non fa male, non fa male. Il 16%. Diciotto. Thank you.
Eccomi in cima al Cippo Carpegna, 1415 metri sul livello del mare, dove Marco Pantani si allenava e dove ha costruito la sua carriera. Questo è il mio tributo personale a un grande campione, ma soprattutto a un grande uomo. Spero che dal video possa rendere l'idea di quanto questa salita sia bella, ma anche molto, molto, molto impegnativa, nonostante i suoi solo 6 km. E io adesso scendo.